Il CFO deve supportare l'azienda nel percorso di creazione di valore. Che cosa significa questo? Ieri l'azienda operava come? Puntando su una crescita delle vendite difendendo la marginalità. Questo era possibile perché, malgrado il CFO facesse notare le attenzioni al flusso di cassa, essendo la proprietà dell'azienda con un profilo prettamente commerciale o operativo, l'importante era avere fatture da poter scontare in banca col quale poter far fronte all'uscita di cassa. Ahimè, il nuovo contesto è come in tutti i film, il risveglio è stato brusco e veloce. Quindi l'azienda ha dovuto finalmente adattarsi e comprendere quelle che erano le parole chiave del CFO. Attenzione agli stock, attenzione ai crediti e quindi forte focus sul dimensionamento dei fidi bancari. Quindi la nuova realtà dei fatti fa sì che la cultura aziendale non sia più sufficiente quella economica, ma la cultura aziendale deve passare a una cultura patrimoniale e finanziaria. Vuol dire che quando si parla di investimenti, durante le riunioni, i colleghi non devono più pensare soltanto ai capannoni e ai macchinari, ma anche a tutte le dimensioni del circolante, come abbiamo detto prima, magazzini e crediti. Questo ci fa comprendere come il CFO è al centro delle decisioni aziendali, in quanto gestisce la risorsa scarsa per eccellenza, che è il denaro. Infatti, malgrado una politica monetaria da parte della banca centrale espansiva, non troviamo riscontro nei conti correnti bancari. Quindi che cosa succede? Che il CFO deve garantire la bancabilità dell'azienda. Cosa significa bancabilità? Che l'azienda è attrattiva sul settore creditizio. Come fa questo? Attraverso una relazione strutturata verso gli istituti di credito, ovvero maggior incontri, maggiore trasparenza, maggior dettaglio di informazione, lo sviluppo di nuovi mestieri, come ad esempio il credit manager, ovvero l'analisi dei crediti o l'affidabilità dei clienti, e nuovi processi, cosa significa l'utilizzo di strumenti di riconciliazione bancaria automatica. Affinché il CFO possa realmente supportare l'azienda nel processo di allocazione del capitale, è necessario che si doti di strumenti informativi, andando oltre la capacità di calcolo dei fogli elettronici. Strumenti che siano in grado di essere tempestivi nelle elaborazioni e naturalmente rigorosi in queste elaborazioni. Efficienti nelle elaborazioni significa nel tempo dedicato da parte del team nell'ottenere risultati, ma cosa molto importante non soltanto governare lo scadenziario in termini prospettico, ma anche nel fare delle simulazioni nel capire qual è il miglior mix delle fonti di finanziamento compatibilmente alle scelte di business, per arrivare appunto a dare indicazioni anche in rallentare la velocità di crescita per evitare l'eccessiva esposizione sul sistema creditizio. Un possibile modello a cui il CFO può ricorrere è quello di guardare il rischio aziendale da due punti di vista, il punto di vista del business e il punto di vista finanziario. Partendo da quello finanziario, le determinanti del rischio finanziario sono la struttura finanziaria e quindi il mix del capitale di debito, cioè quello creditizio, il capitale di rischio, cioè il patrimonio netto, e il relativo costo delle due forme di finanziamento. Per quanto riguarda invece il rischio di business, è possibile analizzare l'azienda da un punto di vista di rischio ambientale, ovvero la sensibilità alle dinamiche del contesto competitivo, rischio strutturale, cioè la sensibilità dell'azienda ai volumi o alle ragioni di scambio con i terzi, e infine la rischiosità strategica, cioè la rischiosità che l'azienda ha nei confronti del business in funzione degli obiettivi di crescita che si pone. Questo fa sì che quindi il CFO insieme al management dell'azienda debba identificare quelli che sono gli eventi determinanti del rischio al fine di identificare l'impatto e la probabilità. Questo ci consente quindi di andare a governare il rischio in termini di assunzione oppure cessione a terzi.